piuttosto dovremmo farci come paese questa domanda: come abbiamo fatto a finire in questa situazione? Com'è potuto accadere? Com'è potuto accadere che un silenzio, silenzio, siete già intervenuti, che a grandi, prego, comprendere che tutti, silenzio, viva una crisi così lunga e acuta. Come spesso accade, non c'è una risposta semplice e univoca a questa domanda, ma uno sforzo per individuarle le cause va sicuramente fatto. Noi abbiamo perso lavoro perché abbiamo perso imprese. Abbiamo perso imprese perché abbiamo perso produttività e capacità competitiva. Abbiamo perso capacità competitiva perché non abbiamo investito sulle leve fondamentali, la scuola e la conoscenza, la ricerca e l'innovazione. Abbiamo favorito e tollerato la rendita grandi e piccole, non abbiamo premiato il merito, abbiamo prodotto uno sviluppo abnorme della presenza dello Stato e delle istituzioni anziché promuovere e premiare l'impegno e la responsabilità dei cittadini. Abbiamo lasciato deperire il sistema della giustizia del nostro Paese. Ad un certo punto, anche sotto la spinta della paura, indotta dai grandi cambiamenti epocali che hanno investito il nostro Paese, abbiamo scelto di difenderci. E la difesa, quando va bene, lascia le cose come sono. E stare fermi in un mondo che corre non può che produrre esiti disastrosi. Per questo è indispensabile un cambiamento radicale che investa tutti i campi del nostro agire. Chi critica le scelte del governo non coglie la drammatica gravità e l'urgenza di agire per cambiare questo stato di cose, insieme e velocemente. Un cambiamento così radicale non si potrà realizzare se non affronteremo insieme anche i nodi culturali che questo Paese si porta dietro da sempre. E nel nostro caso, parlando di lavoro e impresa, il nodo irrisolto è ancora connesso a un'idea dell'impresa come essenzialmente il luogo dello sfruttamento del lavoro e conseguentemente un'accezione negativa che ascolta, che pensa che questo sia sostanzialmente un male necessario, che va con grande cura monitorato, controllato, circondato da fili spinati normativi. Noi dobbiamo cambiare radicalmente ottica. L'impresa è un'infrastruttura sociale nella quale le diverse componenti del sapere, del lavoro, del capitale coagiscono al fine di produrre nuovo valore. Conseguentemente, la relazione tra lavoro e impresa non può più essere interpretata solo dal binomio novecentesco conflitto e contratto. Oggi il lavoro è qualcosa di significativamente diverso, è intelligenza, è conoscenza, è responsabilità, è apporto creativo. Per questo abbiamo bisogno di nuovi contratti, di collaborazione, abbiamo bisogno di cooperazione. Abbiamo bisogno di corresponsabilità. Abbiamo bisogno di corresponsabilità. Senatore Santangelo. Quando dico queste cose. Senatore Santangelo. Quando dico queste cose. La richiamo all'ordine. C'è un intervento del ministro Poletti. Antica. Tutta buonista dell'impresa. Quando prego il questore Bottici, il capogruppo, di intervenire. Senatore Airola, prego di intervenire. Qualcuno mi accusa di avere un'idea romantica tutta buonista dell'impresa e mi accusa di voler abolire i contratti che sono lo strumento che ha storicamente consentito. Allora lasciate proseguire il ministro nel suo intervento, nessuno ha disturbato i vostri interventi. Quindi allora che sono lo... lasciate intervenire il ministro, non vi costringete a prendere provvedimenti. Se volete esercitare un peso e conquistarsi decenti condizioni di vita.
Io non ho mai sostenuto che non... Io non ho mai sostenuto e non sostengo il superamento dei costi. Allora, allora... Allora, prendo atto che il capogruppo è ancora Petrocelli fino al 15. Mi correggo sulla richiesta di intervento del senatore Airola che aveva dato comunicazione. Mi scusi, ministro Poletti, un attimo. O si stabilisce il silenzio, o si ristabilisce il silenzio, o non proseguiamo. Senatore Petrocelli, avete... No, senatore Airola, ho corretto quello che era inesatto. Senatore Petrocelli, la prego, possiamo continuare? Allora, mettiamo a verbale che c'è un richiamo all'ordine per il capogruppo, senatore Petrocelli. Prego. Allora, può continuare il ministro Poletti? C'è una sfida, prego, per il lavoro e c'è una sfida per l'impresa e... Silenzio! Vogliamo continuare a difendere quello che c'è? In questo modo perderemo. Senatore Sant'Angelo, la delega vuole andare fuori dall'aula, evidentemente. No, come dice lei, se continua a parlare se ne va fuori dall'aula. Se vuole fare il capo espiatorio lo fa, vedo che lo fa con piacere. Allora fate parlare o no? È un'aula dove si può parlare questa. Senatore Airola. Lungo tutto il tempo. Proceda. La logica di pensiero che guida la delega è semplificare e rendere certo e prevedibile il percorso lavorativo e la relazione tra imprese e lavoro. Tutti riteniamo che il lavoro non si costruisce con i decreti e le leggi, ma con la crescita. Ma la crescita si fa con le aziende, se le aziende investono, e per farlo hanno bisogno di un contesto definito. Se vogliamo che l'Italia torni ad essere un paese amico delle imprese, capace di stimolare gli investimenti interni e da... Silenzio! Dobbiamo produrre... Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine. Quadro per la seconda volta, senatrice Lezzi, prego il questore Bottici di intervenire. Per gli investitori, l'imprenditore ha come funzione essenziale prevedere, valutare, agire, tenendo conto di ciò che è... Cartelli, per favore, assistenti, ci sono dei cartelli che vengono esposti, potete provvedere. All'imprenditore aggiungiamo all'incertezza tipica della propria funzione molte altre incertezze che alla fine scoraggiano l'investimento e distruggono l'opportunità di lavoro. Quindi vogliamo con la delega semplicità e certezza. Guardiamo. Senatrice Montevecchi, la smetta di sbraitare, per favore. Allora, guardiamo. Capogruppo l'ho già richiamato all'ordine, non potete esporre nemmeno fogli bianchi. Va bene. Allora, possiamo continuare. Ho richiamato all'ordine per ben due volte il capogruppo. Se non riesce a mantenere l'ordine del suo gruppo, la prego di accelerare quello che avverrà il giorno 15, evidentemente. Allora, per favore, allora possiamo continuare. Allora, per favore, assistenti, ordino l'espulsione dall'aula del capogruppo Petrocelli. Sospendo la seduta. Se guardiamo. Prego. La seduta è sospesa in attesa dell'esecuzione dell'ordine di espulsione.